Icon Palestre a Montesilvano e il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Icon Palestre è aperto 7 giorni su 7. Con Icon Palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese. Vuoi noleggiare un'auto? Pronto Rent, l'autonoleggio vicino casa tua. Guida sicura e senza problemi. Siamo arrivati al momento della notizia, il momento un po' di quella notizia curiosa. Bene, negli ultimi giorni si è parlato, tra l'altro ieri e oggi, di questa scoperta in Svezia, di questa grossa cava con dentro un materiale preziosissimo per l'energia, che probabilmente da 10 a 15 anni questa energia, si chiamano terre rare, sono dei materiali, delle pietre preziose, un materiale preziosissimo, e forse ci libererà da questa cosa, insomma, di questi rapporti con la Russia e la Cina sull'energia, perché queste terre rare possono creare energia. Ebbene, io ho trovato una storia proprio sulla Svezia, proprio su Stoccolma, una storia un po' particolare, perché gli svedesi hanno paura, tra virgolette, insomma, di una leggenda, di un treno fantasma, è una leggenda urbana. Questo treno fantasma si chiama Silver Pylon. Questo Silver Pylon è stato acquistato negli anni 60 per la metropolitana, però in realtà non ha mai funzionato come treno, perché tutti sono stati dipinti del colore dei treni che stanno nella metropolitana, appunto, di Stoccolma, ma questo qui è rimasto silver, cioè argentato, ed è stato usato soprattutto come muletto negli anni 90, cioè quando si rompeva un treno, quando doveva servire per entrare, magari trasportare qualcosa velocemente, però non è mai stato usato di linea. Però nonostante questo, gli abitanti giurano che ogni tanto vedono sto treno vroom, passare, questo treno argentato, vuoto, tenuto anche un po' così, cos'ha, un po' trasandato. E su questo treno sono nate delle leggende, leggende che dicono che la gente sale e non scende più. A parte che non si fermerebbe mai, questo treno va velocissimo, ma se dovesse fermarsi, chi sale su questo treno non scende più. E dicono addirittura che all'interno di questo treno ci sono dei fantasmi. Quindi se andate in Svezia, andate a Stoccolma e vedete sto treno argentato passare, state attenti, perché si sa quando si sale e non si sa quando si scende. Addirittura qualcuno ha detto che la gente saliva ed è scesa dopo un mese, un anno, una settimana, senza rendersene conto, cioè come un antitempo dentro questo treno, che comunque penso che neanche ci sia più, è stato in giro per diversi anni, dagli anni 60 quando sono stati comprati, fino quando è stato acquistato, fino agli anni 90. E alcune storie parlano proprio anche di una stazione fantasma, cioè che questo treno arriva in una stazione di Kim Linge abbandonata sulla linea 11, la linea blu. Dicono solo i morti scendono a Kim Linge, perché questo Kim Linge sarebbe, non so come si pronuncia perché non conosco lo svedese, però comunque Kim Linge sarebbe una zona un po' particolare, cioè è una specie di incompiuta, perché doveva nascere un residence in questo luogo, e quindi questa stazione è stata costruita, quindi non le facciamo solo noi italiani le stupidaggini in Europa, ma le fanno anche gli svedesi, perché questa stazione è stata costruita a metà ed è diventata stazione fantasma nel nulla, quindi nessuno ci va in questa Kim Linge, nessuno, perché che ce vai a fare? Tutto quanto abbandonato di verde, tutta una sferrata, quindi Kim Linge, e dice che questo treno dovrebbe dirigersi verso questa Kim Linge. Questo treno, appunto, abbiamo detto, è andato in circolazione fino al 1997,
ci sono circa 8 vagoni, è grezzo, è tenuto male, forse proprio per questo sono nate le leggende metropolitane, perché è trasandato, ci sono questi graffiti inquietanti, e quindi, esternamente dico, quindi è nata questa, qualcuno dice leggenda urbana, e è ispirato anche un film svedese, tra l'altro, in svedese fanno sti film così. Però a parlarne tantissimo è stato proprio a far così nascere forse la storia, la leggenda, è stato uno scrittore locale che raccontava di queste storie in una trasmissione televisiva, era proprio una trasmissione di fantasmi negli anni Ottanta, e quindi lui è riuscito, un folclorista svedese, a far così nascere, a far partire la fantasia degli svedesi, fino appunto a far nascere questa leggenda metropolitana del Silver Pilen. E adesso ascoltiamo musica? No, adesso ascoltiamo Nicoletta Camilla Travaglini che ci parla di un amore.